Giovedì 3 gennaio in primo piano nel TGL News il meteo perché è stata prolungata l'allerta della protezione civile relativamente alle temperature estreme. Oggi si è avuto già un assaggio del freddo polare che ha previsto sul nostro territorio. Già da questa sera, nella giornata di domani, le temperature dovrebbero scendere sotto zero. Ovviamente siamo in inverno, ma saranno anche inferiori alle medie stagionali. Purtroppo questa situazione, che dovrebbe durare almeno fino a sabato, porta con sé anche alcuni rischi, come quelli degli incendi in collina. Ne abbiamo avuto una prova ieri dove a Coli è bruciato un bosco, addirittura era 1 chilometro il fronte del fuoco, fortunatamente tenuto sotto controllo dai vigili del fuoco. Andiamo in ospedale perché calano gli accessi al pronto soccorso per alcol e droghe, ma purtroppo aumentano i casi di nuove sostanze e purtroppo gli operatori del pronto soccorso devono fronteggiare, devono tenersi sempre aggiornati perché purtroppo, come dicevamo, arrivano sempre persone, pazienti, anche giovani, con in corpo nuove sostanze molto dannose. Dannoso è anche lo smog per i nostri polmoni. Fortunatamente ieri c'è stata una piccola inversione di tendenza, ossia dopo 5 giorni di sforamenti alle PM10, ieri si è stati leggermente sotto 40 microgrammi per metro cubo in città su Stradone Farnese e via Giordani. Oggi restano comunque in vigore i blocchi, non saranno prorogati proprio in virtù di questa situazione. Appunto, le PM10 sono rimaste sotto i limiti. Chiudiamo parlando di due appuntamenti. Il primo è quello di domenica a Carpaneto, dove la Vigo riceverà il Modena, attesi almeno 500 tifosi della capolista gloriosa società. Ebbene, il DS Marzio Merli ai nostri microfoni si è detto fiducioso. La squadra è pronta, preparata, inizierà nel migliore dei modi, secondo lui, secondo tutto l'ambiente di Carpaneto, il girone di ritorno. Molto prima, invece, questa sera torna l'Alpino, l'appuntamento di Tele Libertà con le penne nere. Tra i tanti argomenti, i ricordi più belli degli alpini di Agazzano racchiusi in un calendario. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it, ovviamente nel TGL delle 19:30.